John Bourne, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti nel video dei 10 migliori difensori centrali del mondo in questo momento. Importante, ragazzi, quando parlo dei 10 migliori difensori centrali faccio riferimento ai 10 migliori in questo momento, ma non alla stagione che stanno facendo, bensì ai 10 migliori. Quindi se io potessi prendere uno di questi giocatori per un anno e basta, quale prenderei? Ecco, oggi parliamo di loro, parliamo dei 10 migliori difensori centrali del mondo. Come sempre invito ad iscrivervi a questo canale, perché per voi un'iscrizione non è niente, ma per me è molto 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 importante. A farmi sapere la vostra qui sotto nei commenti, e soprattutto a lasciare tantissimi mi piace, perché se questo video dovesse raggiungere tantissimi mi piace entro oggi, vi porterò oggi stesso la top dei migliori terzini del mondo, altrimenti tutto rimandato a domani. Vi ricordo inoltre che per quanto riguarda i ruoli precisi sono presi da Transfermarkt, quindi se avete qualche dubbio tipo ma perché lui non c'è, controllate il suo ruolo originario su Transfermarkt. Detto questo, 3-2-1 e noi partiamo subito. 10. Laporte. Eccolo arrivare. Lo aspettavamo forse con qualche anno di anticipo, ma in orario o meno alla fine il centrale basco si è affermato. E lo ha fatto crescendo con Guardiola giorno dopo giorno, modellando il suo modo di giocare secondo le richieste più disparate del miglior allenatore del pianeta. Già a Bilbao tutti conoscevano il suo potenziale, ma adesso a 25 anni è l'ora definitiva. Che poi, ad onor del vero, la sua stagione non sta andando nel migliore dei modi. Prima un infortunio al ginocchio e poi un ritardo di condizione legato proprio forse alle capacità di tornare in forma dopo il KO lo hanno messo fuori dalle scelte disponibili di Guardiola. Tant'è che in questa Premier ancora deve andare in doppia cifra di partite giocate. Ma qui parliamo dei 10 più forti, non di quelli che hanno fatto meglio, e lui in condizione ha dimostrato forse addirittura di valere la spesa di 65 milioni degli azzurri di Manchester. Se dire che li vale è un'esagerazione, quantomeno la sta giustificando. Difensore duttile sia a 4 che a 3 nei centrali di difesa, all'occorrenza gioca anche da terzino a sinistra. Forte fisicamente, spicca per tecnica e abilità, può impostare da dietro, e se adesso la sua permanenza senza Champions potrebbe essere a rischio, significa che è cresciuto davvero davvero tanto. 9. De Ligt. Lo hanno crocifisso per qualche errore di posizione che ha portato a regalare rigori alle rivali, sono d'accordo, ma il centrale di difesa olandese è imperioso. Forte fisicamente, è completo, specializzato nel gioco aereo, punta principalmente ad anticipare gli attaccanti rivali, senza doversi costringere al rischio dell'uno contro uno. Regista difensivo come il tipico difensore moderno, usa alla perfezione i due piedi, potendo quindi lanciare direttamente in uscita dalla difesa. In marcatura impeccabile, sicuramente avrebbe fatto ancora meglio se vicino a lui ci fosse stato Chiellini in questi primi scampoli di Serie A. Perché è vero che Bonucci non ha sfigurato affatto in quest'annata. Ah, piccolo spoiler, non c'è Bonucci in top 10. Ed è vero che l'infortunio del centrale ex Fiorentina ha aiutato Mettis a trovare spazio in un reparto dove l'avrebbe enormemente faticato. Però è ugualmente vero che senza Chiellini è mancato il punto di appoggio. Pagato un'enormità, 75 milioni, è stato tra i calciatori più importanti dell'Ajax di Ten Hag, quello arrivato ad un passo dal sogno. 8. Piqué. Lo voglio confermare. Nonostante l'età che avanza, nonostante le stagioni travagliate dell'ultimo periodo, soprattutto in fase difensiva per l'intero Barcellona, ma Gerard è da anni il pilastro difensivo di una squadra che a più riprese ha vinto tutto. E se davanti Blaugrana vanno in gol con una facilità disarmante, è anche vero che dietro ad un grande attacco c'è un gran centrocampo, capace di reggere l'intero gruppo da solo, ma dietro ad un gran centrocampo c'è una solida difesa che permetta ai mediani di fare il proprio lavoro senza dover pensare di compensare alle sbavature di altri. Fisico imponente, alto la bellezza di 195 cm, i palloni in area di rigore, quelli alti, sono tutti suoi. Li arpiona di testa prima che un qualunque attaccante possa anche solo pensare di impensierire Ter Stegen. L'ottavo al mondo. 7. De Vrij. Lo scorso anno era troppo presto per inserirlo anche in un'ipotetica top 20, ma se avessimo dovuto fare una classifica stagionale per rendimento, il centrale orange interista sarebbe finito in top 3. Calcoliamo chi è migliore in assoluto però, quindi lui lo trattiamo con un occhio di riguardo, ma stando sempre attenti a non esagerare con la valutazione. La sua stagione è stata mostruosa, tant'è che vicino a lui un giocatore come Godin è apparso in ritardo e Skriniar, calciatore di una potenzialità fuori dal normale, si è ritrovato a fare il bastone. Ci ha messo umiltà, ci ha messo calma, ma alla fine ce l'ha fatta a diventare il miglior centrale della sua squadra per rendimento. Perfettamente duttile, gioca a 4 come a 3 nella linea centrale di difesa. Fa della visione di gioco la sua arma migliore, tanto da riuscire a lanciare con entrambi i piedi in modo preciso e intelligente. E ha anche il vizio del gol. Qualcos'altro? 6. Skriniar. L'ho detto poco fa e lo ripeto, lo lascio ancora sopra l'olandese, ma di questo passo davvero per poco. Questa stagione è stata buona, ma non la migliore.
Ritengo però questo normale per un ragazzo che dovrà disputare una lunghissima carriera. E se questi sono i bassi davanti agli alti della scorsa stagione, allora la linea media sarà davvero elevatissima. Elevatissima come la sua capacità di saltare e togliere le castagne dal fuoco. Veloce perché nasce come giocatore di destra, è capace di giocare sia terzino che mediano, consegnando tra le mani del mister, in questo caso Conte, una cartella di duttilità che lo definisce in quanto giocatore completo. Arrivato dalla Samp, in pochi davvero avrebbero puntato anche un sole urino su di lui. 5. Varane. Negli ultimi anni è stata un'escalation. Basti pensare che due stagioni fa, da titolare, ha vinto sia il Mondiale che la Champions League, l'unico a riuscirci in quell'annata fantastica per lui. Nel giro dei grandi nomi da una vita, anche quando al Madrid gli facevano appena annusare il campo, tanto poco era il minutaggio disponibile per lui, arrivavano offerte mastodontiche per il suo cartellino da big club inglesi. A 26 anni è nel pieno della sua maturazione, in Francia i giornali e i media lo paragonano a Blanc in ogni movimento, e se per questo paragone viene scomodato uno dei calciatori che ha fatto la storia del calcio e uno di quelli che sa cosa significa fare il difensore, allora significa che ha davvero lasciato il segno. Non a caso Don Balon lo ha inserito nella classifica dei migliori calciatori nati dopo il 91. Quest'anno, come sempre, titolarissimo, è uno di quei calciatori di cui Zidane proprio non può fare a meno, e ce lo suggeriscono, per dire, le 33 presenze già fatte quest'anno. 4. Kalidou Koulibaly, stagione inguardabile la sua, così come un po' quella di tutti i calciatori del Napoli che hanno subito una crisi di identità in quest'annata, forse dovuta al caos dirigenziale o forse ad un cambio generazionale fallito. Fatto sta che il difensore centrale senegalese era praticamente salito in top 3 nelle ultime annate, ma è risceso durante questa. Scelte scellerate, un centrale forte e completo come lui ha bisogno di essere lasciato in pace. Deve essere libero di poter correre ovunque per bloccare le avanzate nemiche. Albiol vicino a lui, infatti, non a caso era il nome perfetto per la retroguardia partenopea. Con il suo addio e l'arrivo di Manolas, un calciatore che è indubbiamente più forte dello spagnolo ma assolutamente meno funzionale, il centrale ex Genk si è trovato vicino un difensore che si muovesse esattamente come lui. Per questo l'adattamento ha giocato un ruolo fondamentale. Converrete con me però che quando si parla di Kalidou Koulibaly non si può che parlare di uno dei 5 centrali di difesa migliori del mondo. Seguendo moltissimo il modo di giocare di Thuram, che nel nostro campionato si è affermato tra i migliori della storia nel suo ruolo, KK è elegante nei movimenti, perfetto nelle chiusure, bello da vedere, insuperabile nell'uno contro uno, anzi spesso dopo che ti ha tolto il pallone è lui a puntarti senza pietà. Che sia arrivato il momento di spiccare il volo verso un club che mira a vincere la Coppa dalle grandi orecchie? 3. Giorgio Chiellini. Potrei dire qualunque cosa, ma qualunque cosa non sarebbe abbastanza per parlarvi di quanto sia forte Giorgio Chiellini. Dispiace che probabilmente chiuderà senza aver mai vinto un mondiale, anche se l'anno prossimo, in una delle ultime annate della sua carriera, forse potrebbe rifarsi con l'europeo. È il primo tra gli umani, gli altri due, quelli sopra, durante tutta la loro carriera si sono dimostrati alieni. Ha vinto da protagonista 8 scudetti di fila con la Juventus, oltre che aver vinto in quel lasso di tempo anche 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe di Lega. Chi lo ha allenato lo definisce il difensore che tutti i mister vorrebbero avere. E come dare torto a questa dichiarazione? Il difensore che arriva sempre, quello che dove non arriva il talento magari arriva la cattiveria, ma qualcosa arriva. Stacca in alto, tanto da riuscire delle volte a contrastare nel salto Cristiano Ronaldo in carriera, che poi ritroverà in squadra, tra l'altro. Lui è stato il Cristiano Ronaldo dei difensori, il tipico giocatore che ce l'ha fatta, perché nasce da terzino, è brutto e scordinato, spesso sconclusionato, tant'è che prima dei bianconeri è titolare in una Fiorentina da salvezza, che decide di privarsene davanti ad un'offerta nemmeno troppo corposa, 500.000 euro in più di quanto l'avevano comprato qualche tempo prima. È l'inizio di una storia che ha dell'incredibile, perché Chiellini tira fuori l'orgoglio, tira fuori la cattiveria, quella che i mister ti spronano a mostrare a scuola calcio. Parlo di Cristiano Ronaldo della difesa perché tutto si può dire, ma non che lui sia nato già pronto per essere sfornato. Lui si è costruito, con estremo sacrificio, con la voglia di diventare ciò che è diventato. In questa stagione non abbiamo avuto termini di paragone, in quanto l'infortunio lo ha finora costretto a giocare solamente il 7% delle gare. Pensate, appena 150 minuti. E cavoli se si è sentito. La Juventus ha avuto la possibilità di lanciare Demiral e di responsabilizzare De Ligt, sono d'accordo, ma procede con una media di gol presi pari a 35 stagionali. Con lui in difesa sono 9 anni che la vecchia signora non tiene una media così pessima. A voi il giudizio. 2. Sergio Ramos. Alieno. È uno di quelli che al college, se gioca a basket, entra nella squadra della scuola, si fidanza con la cheerleader più ambita, ottiene il premio miglior giocatore, il premio fair play, e mentre torna a casa salva un bambino che è caduto in mare. Ovviamente è un'esagerazione, ma un'esagerazione che vuole dimostrare quanto sia brillante il calciatore. Intorno a lui un alone di luccicanza, lo Shining. Ha fatto di tutto in carriera, dal centrale di difesa a 4 fino a quello a 3,
dal terzino in ambedue le parti fino al mediano, sempre al servizio del mister, dove l'hanno messo stava, con quella voglia di spaccare il mondo che lo ha sempre contraddistinto. È un leader, dove non arriva fisiologicamente compensa il suo carisma. Non è un caso se Carlo Ancelotti, non l'ultimo degli arrivati, lo ha paragonato a Maldini, uno che nella storia ci ha nuotato a rane stile libero. Con il Real Madrid ha preso 26 cartellini rossi, un record invidiabile, ma allo stesso tempo assolutamente indicativo del fatto che non importasse quante partite avrebbe dovuto saltare, ma quando si parla di amore, in questo caso quello dei suoi tifosi per la camiseta blanca, allora il fine giustifica i mezzi sempre. Volevo descrivervi ora il suo palmarès, ma dando una rapida occhiata ho capito che avrei finito davvero molto in là con le tempistiche. Vi basti pensare che ha vinto 4 Liga, 4 Champions, 3 Supercoppe Europee, 4 Mondiali per club, 2 Europei e un Mondiale con la Spagna. Non so se noi della nostra generazione vedremo più un difensore del genere. E 1! Van Dijk! Ecco, siamo alla resa dei conti. E pensare che io ne parlai come un acquisto insensato vista la spesa. Dopo qualche anno mi ha risposto con un sonoro insensato sarai te e chi t'ha messo al mondo. Che poi siamo sinceri, le sue doti si intravedevano anche al Southampton. Ma per noi in Italia sarebbe un po' come se oggi la Juventus decidesse di prendere Kumbulla pagandolo 80 milioni. E in men che non si dica diventassi il miglior centrale al mondo. Però ho perso e gli va dato atto. In questa classifica si merita assolutamente le mie scuse. L'ultima stagione addirittura per meriti avrebbe dovuto ottenere il pallone d'oro. Vi ricordate da quanto non capita che un difensore vinca il pallone d'oro? Non devo dire altro. È su lui che la nostra generazione ha riposto le speranze di cui vi parlavo su. Perché la strada è lunga e il cammino, sebbene sia tracciato, va comunque percorso. Ma se c'è un erede di Sergio Ramos, forse addirittura più elegante, allora il mio eurino, io sono pronto a puntarlo su di lui.